La piena di domenica mattina non ha causato ulteriori problemi di esondazione del Serchio a Moloni, nel comune di Barga, ma è chiaro che la problematica che è emersa nei giorni scorsi con l'allagamento di terreni di un'azienda è di prioritaria importanza. Il fiume alcuni decenni fa scorreva oltre quella vegetazione. Ora è incanalato sul versante barghigiano ed in questi anni ha eroso centinaia di metri di terreno. Ora però l'erosione, che pochi giorni fa ha portato l'acqua fin dietro la scogliera su cui poggia il ponte, mette a rischio proprio la tenuta del terrapieno della strada e del ponte. Per la sindaca Caterina Campani, oggi sul posto per un nuovo sopralluogo, una situazione da risolvere velocemente. Problema da risolvere subito, sono anni che denunciamo questa situazione, nei prossimi giorni faremo un sopralluogo, una riunione operativa con tutti gli enti preposti che abbiamo già contattato, perché qua c'è un problema non soltanto per i terreni, ma a questo punto è anche a rischio il ponte, un ponte che è un'infrastruttura importantissima di collegamento tra il comune di Barga e la Fondovalle e il comune di Gallicano. Quindi in questo momento tutte le attenzioni sono proprio su quest'area, perché non si può più rimandare nessun tipo di azione. A proposito di maltempo, nel territorio barghigiano, la sindaca ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle strade di San Bernardino e di Fornioni a causa di alcune frane.